Se lo scudetto del 1970 è il momento più alto della storia del Cagliari, il più grande rimpianto è la Coppa UEFA del 1994. Il Cagliari è protagonista di una grandissima galoppata che inizia giovedì 16 settembre. Il primo impegno è con la Dinamo di Bucarest, una squadra tutt'altro che abbordabile. Il Cagliari si presenta però con grande piglio, subisce il gol di Moldovan ma reagisce immediatamente e grazie a un autogol pareggia. Subisce ancora la mezz'ora al nuovo vantaggio di Moldovan ma pareggia ancora con Deli Valdés, tutto nel primo tempo. Nel corso del secondo tempo un rigore è trasformato da Costantin Pana che complica un po' il discorso. Malgrado la sconfitta, i due gol segnati in trasferta pongono il Cagliari nella condizione di essere ottimista per la gara di ritorno. Il 29 settembre è la gara di ritorno. Si mette subito bene per la squadra rossoblu che passa in vantaggio dopo 6 minuti grazie a un rigore trasformato da Gianfranco Matteoli. Nel secondo tempo arriva poi anche il raddoppio di Oliveira che mette al sicuro il risultato, anche se al 70esimo, 6 minuti dopo, c'è l'espulsione di Pepe Herrera che sembra complicare il discorso. L'arbitro francese, Harrell, però, da lì a poco va ad espellere altri due giocatori e stavolta non sono del Cagliari ma sono della Dinamo. Il Cagliari vince 2-0 e passa il turno. Si passa quindi ai 16esimi di finale. Il Cagliari trova nell'urna il Trabzonspor, la celebre Trebisonda, la squadra che sta nella Turchia asiatica. È una trasferta difficilissima, non tanto per il valore della squadra, che comunque un anno prima aveva dato del filo da torcere al Barcellona, ma quanto per quella che è la trasferta da affrontare, perché effettivamente si tratta di una trasferta lunghissima, quasi al di fuori del continente europeo. Si va a Trabzon e si alloggia poco distante da Trabzon, in alberghi che sono tipicamente asiatici. I giocatori del Cagliari, ma anche i giornalisti, trovano dietro le tende ad esempio le trappole per i topi, gli scarafaggi morti perché poco prima avevano passato la medicina e condizioni anche legate al cibo, soprattutto in questo caso per chi non aveva portato la pasta da casa, il Cagliari ci aveva pensato, che non sono certo il massimo per una trasferta europea, per chi arriva là con la puzza sotto il naso. Il Cagliari insomma è costretto a abbassare il proprio livello di pretesa anche nel pre-partita, deve capire che deve fare dei sacrifici e forse quel bagno di umiltà in Turchia è alla base di quello che succederà poi nel cammino europeo della squadra di Bruno Giorgi. Bruno Giorgi è l'allenatore giusto per far capire ai calciatori che quel bagno di umiltà può servire. Non bisogna guardare la squadra per quello che propone l'habitat in cui questo si realizza, ma bisogna affrontarla con il massimo della determinazione. La cena prima della gara è un connubio. Le due squadre si ritrovano in un'unica sala insieme ai giornalisti al seguito per celebrare l'amicizia e questa è una cosa curiosissima in campo internazionale. Il giorno dopo ci si affronta invece in un clima quasi militaresco. Allo stadio ci sono le truppe schierate che guardano le due curve, che controllano soprattutto i tanti tifosi del Cagliari giunti fin lì per sostenere la squadra rossoblù. Il Trabzon va in vantaggio con Şerukoran al 27esimo minuto del primo tempo. Il Cagliari è costretto a fare un gol perché se dovesse perdere per una rete a zero sarebbe poi costretto a vincere con due gol di scarto nella partita di ritorno a Cagliari. Il gol arriva al 90esimo, a firmarlo è ancora una volta Julio César Deli Valdés, impatto meraviglioso con la maglia del Cagliari perché aveva realizzato già una doppietta alla prima di campionato pur perdendo 5-2 con l'Atalanta e aveva realizzato uno dei due gol contro la Dinamo di Bucarest. La partita di ritorno è praticamente legata dalla tattica, è ancorata a quel punteggio dell'andata che metteva le due squadre nella condizione di non rischiare. 1-1 era un risultato pericoloso, il Cagliari poteva vincere per 1-0 ma in qualsiasi momento poteva subire anche il gol contro che poi avrebbe compromesso il passaggio del turno. Grande tensione fino alla fine, ma lo 0-0 ottenuto al termine dei 90 minuti è fondamentale per andare ancora avanti e stavolta ci sono gli ottavi. I tifosi del Cagliari stanno impazzendo, il Cagliari non si ferma, il Cagliari va avanti e stavolta
dall'Urna si pesca una squadra che ha una storia meravigliosa dietro. Perché è una storia meravigliosa? Perché permette alla squadra rossoblù di confrontarsi con il calcio belga, un calcio quindi diverso rispetto a quello della Dinamo e quello della Turchia, già un calcio più occidentale, e contemporaneamente di farlo in una terra in cui i sardi sono tantissimi. Si va nella terra delle miniere, si va vicino a Bruxelles, si va a Mechelen, chiamato Malin nel termine più conosciuto, si affronta la squadra locale che ha i colori giallorossi. Una squadra locale che ci ospita in mezzo al ghiaccio. La cosa meravigliosa dello stadio è il fatto che quando il Cagliari è negli spogliatoi esce per la fase di scaldamento e si accorge che lo stadio è dipinto di rossoblù. I giocatori stessi rientrano nello spogliatoio e si chiedono: ma hanno gli stessi nostri colori sociali? Gli spiegano che quella gente è andata per trovare la Sardegna, una Sardegna che aveva lasciato molti anni prima per andare a lavorare in miniera, molte volte con la valigia di cartone. Un calore straordinario che non può che sciogliere il ghiaccio dai piedi dei giocatori, che, pensate, per poter giocare su quel terreno erano stati costretti a comprare le scarpe poco lontano da Bruxelles per riuscire a stare in piedi. Non solo stanno in piedi, vincono una partita meravigliosa. Oliveira riesce a segnare il suo gol contro Predom, il portiere con gli occhiali, il portiere della nazionale belga. Dichiarerà lui stesso che non era mai riuscito a segnare contro di lui nel campionato belga, riuscirà a farlo con la maglia del Cagliari. E da lì poi il gol del pareggio, ma un Cagliari che non si arrende mai, spinto da quel pubblico con tanto calore. Segnano due sardi, due giocatori che quindi conoscono bene qual è il legame con i tifosi. Uno addirittura arriva da una zona di miniere, da Bugerru, è Vittorio Pugeddu, è colui che firma il terzo gol dopo quello di Matteoli e, come abbiamo detto, quello di Oliveira. Ed è una partita che viene celebrata con un 3-1 che rimane impresso nella gente, che rimane impresso nella memoria dei sardi, che rimane impresso nella storia rossoblù. Forse in tutta la cavalcata questa di Malin è la partita romanticamente più emotiva, anche se ce ne sarà un'altra poco più in là. Giocavamo nello stadio che era completamente pieno, ma dei sardi, ma una cosa bella, spettacolare da vedere. Sembrava che giocavamo noi in casa, sembrava che giocavamo in casa. Io dall'altra parte avevo Michele Preudon, che ho fatto 2 o 3 o 4 campionati e non ho mai fatto un gol a quell'uomo lì, perché imparava di tutto e di più. Volo bellissimo e pallonetto. E secondo gol ha fatto, no, il primo ha fatto Matteoli, e il secondo, l'altro ha fatto Pusceda, e 3 sardi. Il Cagliari è sempre più convinto della sua forza. Bruno Giorgi sta facendo un meraviglioso lavoro, soprattutto per quanto riguarda le coppe, sembra non avere avversari, e nella gara di ritorno vince 2-0, un gol per tempo. A firmare quello del primo tempo è Aldo Filicano, che riprende dopo azione insistita un pallone che vagava dentro l'area vicino al palo del portiere Predom. Il raddoppio è di Massimiliano Allegri, l'unico gol fatto da Allegri in campo internazionale. È vero che poi da allenatore lui inseguirà la Champions League, ma da calciatore il suo punto massimo lo ha ottenuto con il Cagliari. Il Cagliari quindi va al letargo invernale della Coppa UEFA e pensa già ai quarti. L'Urna è beffarda perché mette contro la squadra cagliaritana la più forte squadra italiana del momento, la Juventus. Una missione impossibile a guardare i valori delle due squadre. La Juventus dei tedeschi Möller, del giocatore Kohler, di giocatori come Baggio, i due Baggio, Dino Baggio e Roberto, una squadra veramente difficilissima da affrontare. La forza del Cagliari è quella però di guardare tutti con grande umiltà, è lo specchio del suo allenatore, è lo specchio di un allenatore che non si dà mai per vinto, che affronta tutti con la massima attenzione, sapendo che alla base di qualsiasi successo c'è sempre e solo il sacrificio
sacrificio e il lavoro, come nei campi in cui lui andava a lavorare. La prima gara sarà in casa, il Cagliari attende quel primo marzo del 1994 con grande ansia, con grande attesa, con grande trepidazione. La Juventus è convinta di venire a Cagliari e fare i gol che servono per poi affrontare in discesa la partita di ritorno, e invece è ermetico il Cagliari di Bruno Giorgi, non concede niente alla squadra bianconera e addirittura vince con un gol ancora di Julio César Deli Valdés. Il minuto è il 60°. Molti diranno che Deli Valdés è fortunato perché trova il pallone dentro l'area sempre vagante, ma è curioso, lui c'è sempre dove il pallone va a finire e quando lo colpisce difficilmente sbaglia lo specchio della porta. Dopo l'Europa, dopo Bruxelles, dopo Malin, che era la terra dei minatori sardi, ora si va nella terra degli operai di Sardegna, partiti anche loro per fare gli emigrati. La partita contro la Juventus a Torino è la partita anche stavolta dei sardi sparsi per il mondo. È ancora una volta la terra di coloro che fanno parte della diaspora sarda, costretti ad andar via dalla Sardegna per cercare lavoro da altra parte. È una partita impossibile, giochi con la nobiltà, giochi con l'industria, giochi con le grandi potenze. Quando giochi con la Juventus e più avanti anche con l'Inter, giochi anche contro gli arbitri. E Wojcik è effettivamente, l'arbitro polacco, un altro dei pericoli della gara contro i bianconeri allo stadio delle Alpi. Però è tutto da decidere, perché la forza di questa squadra è soprattutto nello spogliatoio, nella certezza di non darsi mai per vinti. Marco Sanna va a marcare Roberto Baggio e già lì ottiene il primo risultato. Neutralizza con i panni del giocatore umile, con i panni dell'operaio, neutralizza il nobile giocatore, il Codin, così come era chiamato, il Divin Codin, che alla fine, per la coda che si farà crescere più avanti, che caratterizzava il calcio italiano, il più fantasioso dei calciatori italiani, che viene neutralizzato da chi lo marca uomo, da chi lo bracca, da chi non gli dà spazio. La Juventus azzera lo svantaggio già dopo pochi minuti con l'altro Baggio, con Dino Baggio, che va a segnare su una palla vagante all'interno dell'area, ma il Cagliari non si arrende e pareggia già il conto nel primo tempo, ancora con Aldo Filicano, ancora su un colpo di testa, ancora andando a riagguantare il risultato. La Juventus fa fatica a far valere la sua forza, non riesce a segnare senza l'aiutino, ed ecco che arriva l'aiutino. L'arbitro concede un dubbio calcio di rigore a Roberto Baggio, ma il destino è lì, che guarda tutti quei tifosi che hanno sofferto per anni, che non può tradire il Cagliari in questo momento, perché poi è una squadra che gioca bene. 53° minuto, Roberto Baggio va dal dischetto, punta verso la porta di Fiori, calcia, spiazza il portiere ma coglie il palo. Un palo che finisce per annichilire la squadra juventina, che perde la testa perché si accorge di non riuscire a segnare, anche perché 7 minuti dopo arriva il gol di Lulu Oliveira. Vola come il suo falco, come il falco che celebra ogni volta che segna il belga brasiliano. Non lo prende Porrini, accelera Oliveira, si prende lo spazio per poi battere il portiere in uscita. Il Cagliari è in vantaggio, Kohler si fa espellere, la Juventus è allo sbando. Il 2-1 vale un'altra epica impresa. Il Cagliari va a conquistare l'industria di Torino, va ad abbattere la nobiltà, va a concedere ai suoi tifosi per l'ennesima volta un sogno che viene reiterato dopo aver vinto contro il Malin. Il Cagliari ospita per la partita con l'Inter i nerazzurri in casa il 30 di marzo. Inter che va in vantaggio dopo 7 minuti con Fontolan, Oliveira che pareggia 4 minuti dopo, riandando a agguantare il risultato ed evitando che l'Inter possa volare via. Il colpo che potrebbe essere del KO per il Cagliari arriva invece nel secondo tempo, a firmare il gol del nuovo vantaggio dell'Inter è Ruben Sosa, e lì la grande maestria di Bruno Giorgi. Due cambi, il primo fa entrare Criniti e toglie Allegri. Chi segna il gol del 2-2? Antonio Criniti, colpo di testa vincente e il Cagliari pareggia. Altro cambio, toglie un difensore votato alla pura difesa come Bellucci e inserisce Pippo Pancaro. Chi segna il gol del 3-2? Pancaro, 3-2 vincente. E al gol di Pancaro, Giorgi, che è un uomo tutto d'un pezzo, che mai concede un'emozione, corre insieme al suo giocatore verso la curva. Molte volte il destino è bastardo. La partita di ritorno è il 12 aprile, il 12 aprile del 1994. Praticamente si va a giocare 24 anni dopo la vincita dello scudetto. Chiaramente per Massimo Cellino, al suo secondo anno da presidente, vincere quel giorno e passare alla finale sarebbe stato quasi emulare
quello che era successo prima di lui. Già azzerare, anche se non del tutto, quello che era successo prima di lui, ma certamente sminuire il passato tanto da potersi ergere con una luce diversa agli occhi dei tifosi. 12 aprile 1994. L'Inter però viaggia nelle zone basse della classifica e, come abbiamo detto, una delle preoccupazioni è anche quella legata agli arbitri. Viene incaricato della direzione arbitrale Philip Don, un arbitro internazionale per modo di dire. Don è l'arbitro che arriva, un arbitro che in tutto farà 6 partite nelle coppe, non è che faccia poi una grandissima carriera, 6 partite in tutto, e si distinguerà per il grandissimo numero di cartellini gialli. Pensate, in 6 gare 30 ammonizioni, un numero veramente sconsiderato nella media partita, 5 ammonizioni di media a gara. Philip Don diventa il protagonista della partita. È vero che l'Inter correva più del Cagliari, ed è un dato curioso anche questo, perché tra i tanti interisti c'era Nicola Berti appena recuperato, che sembrava un alieno. Don però si accorge che l'Inter, malgrado tutto questo, non riesce a segnare, e al 39esimo, su un cross da sinistra, va a decretare un calcio di rigore per fallo di mano di Marco Sanna, del quale fallo non si accorge neanche Bruno Pizzul. Staremo poi ad ascoltare un attimo la telecronaca perché vi possa dare prova di questo. Un fallo di mano, se fosse oggi, forse sarebbe anche fischiato, ma nel girarsi Sanna viene colpito dal pallone, forse viene sfiorato, addirittura non lo tocca neanche del tutto il pallone. Sta di fatto che viene decretato il calcio di rigore, ed è il calcio di rigore che sblocca la situazione, che permette all'Inter con Bergkamp di portarsi in vantaggio. Shalimov. Manicone. Berti mette in mezzo, il tiro ancora di Bergomi. E c'è calcio di rigore. Vediamo. E il pallone è stato sfiorato con la mano da Sanna, che si era proposto in contrasto con le braccia lontane dal corpo, e l'arbitro ha decretato il calcio di rigore. 37esimo del primo tempo, rigore per l'Inter. Vedete l'espressione un po' ironica dei giocatori del Cagliari, che non sono convinti della decisione arbitrale. L'arbitro ha concesso il calcio di rigore perché Sanna si è proposto, ecco che rivediamo. Vedete che tocca con un braccio discosto dal corpo, però chiaramente sono interpretazioni che lasciano sempre la possibilità ad ampi margini di discussione. Fatto sta che l'arbitro Donna ha decretato questo calcio di rigore, e sul dischetto per l'Inter c'è ora Bergkamp. Rincorsa, tiro, gol, Inter in vantaggio. L'1-0 permette già all'Inter di poter essere qualificato per il turno successivo, visti i 2 gol dell'andata. Un 1-0 quindi che qualificherebbe la squadra nerazzurra. Una manna per l'Inter di Pellegrini, quello che curava le mense a Villar Perosa, come ironicamente lo trattava Boniperti in quel periodo. Pellegrini che non ha vinto ancora niente con l'Inter, che non riesce a emulare il suo passato, che fa fatica a tenere alto il nome della squadra nerazzurra. Sta di fatto che l'Inter segna ancora 2 gol nel secondo tempo, uno con Berti, il redivivo, resuscitato, e un altro con l'altro giocatore olandese, Jonk, perché oltre a Bergkamp in quell'Inter c'era anche Jonk. 3-0 per la squadra nerazzurra, con un Cagliari che reagisce solamente al gol dell'1-0, e c'è un episodio dentro l'area di rigore dell'Inter che molti hanno dimenticato in virtù del 3-0 finale, che non viene neanche in quel caso fischiato, una spinta netta a Filicano che tentava di battere a rete, che l'arbitro ignora del tutto. Finirà 3-0 per la squadra nerazzurra, il Cagliari abbandonerà la Coppa UEFA. Il confronto tra la partita dell'andata e la partita di ritorno lascerà molti dubbi. Tutti pensano che il Cagliari si sia venduto la partita perché è troppo brutto in quella gara contro la squadra nerazzurra. A questo proposito bisogna dire una cosa: tra le tante leggende che si raccontano ce n'è una, quella del presidente Cellino, che era già abituato a fare quello che facciamo noi già con le scommesse. Chi fa una madrigale oggi e si ritrova dopo 4 partite ad aver la vincita in tasca con una sola partita ancora da giocare, che cosa fa?
la cosiddetta copertura. Cellino sembra che fosse abituato, attraverso suoi amici che lo facevano per lui, a scommettere in Inghilterra. E su che cosa aveva scommesso in questo caso? Aveva scommesso sulla sconfitta del Cagliari. Per quale ragione? Perché si era fatto due conti. Se il Cagliari avesse passato il turno, avrebbe incassato tot. Nel momento in cui non avesse passato il turno, avrebbe perso tutto. Quindi ha preferito investire una certa cifra scommettendo contro per fare in modo che avesse la copertura. Cioè, nel momento in cui il Cagliari fosse stato eliminato, avrebbe avuto la possibilità comunque di incassare dei soldi. Questa voce della scommessa di Cellino, che è tutta da verificare anche in questo caso, finisce per essere la voce che alimenta la combine, che fa pensare a tutti che si fosse venduto la partita. Di fatto c'è un dato statistico. Intanto il 12 aprile. Il 12 aprile sarebbe stato troppo ghiotto per Cellino, che è uno che, lo scopriremo più avanti, ci teneva a fare in modo che lui diventasse il più grande della storia, vincere la Coppa UEFA e riuscire ad andare avanti per poter avere subito un trofeo nella sua bacheca. Ma poi l'altro aspetto è che, avendo a che fare con giocatori come Pugeddu, Sanna, Matteoli, che ho già vissuto sia a Marin sia a Torino con gli operai, difficilmente siamo soggetti a pensare che possano essere loro a essersi venduti la partita, che possano essere protagonisti di una cosa di questo tipo. L'Inter ha vinto 3-0, ha vinto un po' per le decisioni dell'arbitro, ha vinto per una condizione atletica misteriosamente di grande livello, ha vinto perché il Cagliari è incappato in una giornata triste, in una giornata negativa, e probabilmente tutti questi aspetti hanno portato a quello che è il giallo per eccellenza della Coppa UEFA, il più grande rammarico della storia del Cagliari, perché c'erano le condizioni probabilmente che quella squadra, condotta con grande maestria da Bruno Giorgi, arrivasse fino in fondo e potesse segnare nella storia rossoblù un trofeo che ancora manca, un trofeo che tutti inseguono, un'Europa che continuiamo a reclamare, un'Europa che ci viene promessa sistematicamente ma che non riusciamo più neanche ad accarezzare.